credo sia giunto il tempo di ritornare. Siamo arrivati fino in fondo. O almeno dovrebbe essere così. Ma guarda un po' chi si rivede. Nel verde, dipinto di noi. E il treno per Lecce? È appena partito. E il prossimo treno quando è? Fra un'ora. Mi dispiace. Mi indica la sala d'attesa? Proprio qui dietro. Grazie. Non avevo dubbi sulla puntualità di mia sorella. Certo, ad essere sincero, mi aspettavo un compagno differente. Ci faccio, mamma? Sarà buona. Ah, ha contato quello dottore Villa, sai? Per dopo sto che t'era detto. Sì, ne poi vediamo, dai. Poi vediamo. Non fare questo, non fare. La mamma sta preoccupata per la fatica, sai? La fatica. E ci meglio dei tie, eh? Ah, a proposito, Lumario ha ne detto con passi appena arrivi. Casa avviato barra Dumimino, sai, no? Sì, mi ha chiamato un mese scorso. Comunque, fa una cosa, Teresa. Passa mo' i 5 minuti, così lo saluto e ne dico due parole. E poi? E poi, faccio me porta id oppure me ne vado a Lampede. Ah, boh. Finalmente, dottor! Ma quale dottore? Ma ci sei spazzato, sai quanto tempo. Sto bene. No, prego. Tutti qua stanno. Quanto mi sono mancati sti personaggi. Ui, bomba! Che uso? Ma tutto bene, tutto bene. Aspetta, la foto, no? Vediamo, Prego, facciamo un salchettino. Sì. Sono una macchinetta di migliorazione. Bari Lecce, X, Genova Fiorentina, X, Juventus, X, è sempre X e il migliore. Da Pugliere e Cesa, oh Gaggi, Lecce e Cesa, guarda via, guarda via, guarda via, non mi offendere. In realtà, io e Mario ci eravamo sentiti più una volta. Ci teneva ad ogni costo a parlarmi e presentarmi il titolare di un'attività turistica in vendita al mare. Ci contava affinché la rilevassimo e la gestissimo insieme. Era da tanto che non lo vedevo mio cugino. Lui è sicuramente uno scaltro, ma viaggia un po' troppo con la fantasia. Secondo lui il Salento nei prossimi anni avrà un'impennata turistica paragonabile a quella di Rimini e della Riviera Romagnola. Cerco di farlo tornare con i piedi per terra, ma ovviamente non ci riesco. Ha già capito, cugino? Chiesi il nome da poca fede. Tanto ormai se ne fatte le 7, è inutile contare. Facciamo così, mo chiamo la Sara
Ora Feli con la magnona sua e ne riunimo come nei vecchi tempi. Dai, diciamo all'Ipaglia, alla spiaggetta e ne facciamo una bella serata. Poi di affari e prospettive con Tamugrai, con calma. Facciamo una cosa, dai, ne vediamo alle 8, così passo più sorma e usciamo direttamente con due macchine. Ma buono, andiamo a buono, affare fatto, Cucì. Però mi raccomando, chi rucane fa l'ullasso a casa. Perciò? L'altro giorno l'era perso e si è mise a credere a mezzo paese come una faccia. Mi raccomando, Lu, vicini apri l'occhio di Adda solo tua demonnanzi. Ma che situazione. La puoi dire, sì. Mario, facciamo una cosa, va. Manzi una birra. Mi vediamo dopo. A dopo. Così come ai vecchi tempi, ci ritroviamo tutti, o quasi. Mio cugino Mario, la dolce Sara, e Raffaele, detto Urafeli, con una essenziale differenza. Non c'è più spazio per i giochi di una volta. E se anche sento addosso tutto il loro affetto, mi porto dentro un profondo ed inspiegabile senso di irrequietezza. Penso che in questo momento sia davvero meglio lasciarsi andare. È arrivato il grande momento, quello della riconciliazione. Sempre su questa spiaggia, crocevia delle grandi occasioni. No, quel giorno per esempio non hai dormito. Ma la scena da vincere. La figura qua. Quando siamo il coniglio. Allora. No, ma non in quella gabbia. Aspetta. Questa notte è solo nostra. Certo, ma anche questa è un'idea. Ehi, coglioni! Voci bracciati, pulizzare tutto qua, Va! È come se ci fosse un'efficace simbiosi tra le nostre vite e questi paesaggi. È una strana sensazione che sento e che si rafforza ogni volta che ritorno. Da questo senso di appartenenza nasce la verità più grande, al di là delle distanze e di ogni avversità. Il Salento sarà sempre coi salentini. E viceversa. Già all'alba. Ma dove stiamo andando?